Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo vlog. Stamattina ho già messo a posto, rifatto il letto, oggi vi accolgo già tutta sistemata. Come vedete mi sono fatta la mia bella skincare. Anzi, oggi ho fatto tutta la skincare, letteralmente. Prima perché dovevo registrarvi delle cose. Volevo fare un TikTok e un Reels dove vi davo dei trucchetti per quanto riguarda appunto la skincare, delle cose che magari non sapete e che invece è utile sapere. Quindi sì, abbiamo tutta questa situazione glowy. E oggi c'è un bellissimo tempo. Sono stati 2 giorni grigi. Ha piovuto, ha fatto freddo. E io credo di essere un po' meteoropatica, perché già di base partivo con un umore un po' a terra per cose che sono successe, che poi magari vi spiegherò. Cose, poi io tendo molto a pensare, rimuginare, fare, cioè alla fine. Quindi ecco, insomma, tutti questi pensieri sicuramente non mi hanno aiutata, mi hanno tenuta un po' con la testa pesante e appunto il clima non mi ha aiutata. Quindi oggi va già un po' meglio. Cosa devo fare adesso? Devo impacchettare i resi di Shein. Vi ho registrato, forse probabilmente l'avrete già visto, il video del mio shopping online. Quindi qui, a parte il mio riflesso, sto impacchettando tutto. Quindi cercherò di riprendere i pacchetti e dividere bene gli ordini, perché questi sono due cose diverse, quindi devo un attimo capire. Così poi li vado subito a portare, visto che all'ora di pranzo generalmente non c'è tantissima gente alle poste, almeno faccio prima. Ok, pacchetti finiti, adesso devo fare questa cosa, prendere la vasellina. Voi direte: cosa ci devi fare? Praticamente sono raffreddata questi giorni, raffreddatissima, infatti mi sentite, ma adesso non è ancora nel suo stato peggiore. La vasellina non tutti la sanno usare, ma in realtà nella skincare si può usare. Essendo ovviamente una pasta molto grassa, molto idratante, questa quando avete screpolature, cose, è divina. Quindi io la vado a mettere proprio qua, almeno vi aiuta appunto a proteggere la zona. Provate per credere. Anche sulle labbra questa. In realtà anche quando fa tanto 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 freddo, ripeto, screpolature, disidratazione, cose che comunque va a portare il freddo sulla pelle, questa la potete proprio applicare direttamente sopra, senza fare i pacconi di roba, proprio tipo strato protettivo. Tutto ciò, adesso fatemi iniziare a preparare, perché ho chiesto come sempre a mia nonna se appunto mi poteva prestare la macchina, così posso andare appunto a portare i pacchetti. Tra l'altro, forse non oggi ma domani, perché vedo che si stanno iniziando a sporcare soprattutto qua, dovrei lavare i capelli, e mi ero detta che prossima volta che devo fare tutte queste cose avrei girato poi il video makeover. Ve ne ho parlato per chi è in live e guarda appunto le dirette sia su Instagram che su TikTok, perché adesso appunto devo rifarmi la tinta, quindi ho pensato di fare questo video e di accorpare tinta e unghie, perché devo rifare anche quelle. Solo cosa c'è, devo posticipare il tutto perché ho fatto degli ordini online di alcune cosine che appunto vorrei utilizzare in questo video. Un sacco carine, anche tipo decorazioncine per le unghie, cose così. Quindi devo aspettare di avere quelle robe per poter fare tutto. Invece qui, visto che abbiamo Amaruffolo e nell'ultimo video mi avete chiesto il prelievo, l'abbiamo fatto il prelievo. Fai vedere che ti hanno anche rasato. Eccolo qua, non era dato un pezzetto di pelo. Però è stato iper bravo. Cioè lui, ve lo ripeto, è un cane perfetto, letteralmente. Il suo unico problema è quando vede un altro cane che deve abbaiare per farsi vedere, ti lascia andare, che ci vuole giocare. Semplicemente soffre un po' di narcisismo, purtroppo. E quindi è un po' così. Credo sia una delle caratteristiche del segno della Vergine. Vero, signore? Si sente tirato in causa? Qui col suo piccolo chanti. Lui guardandomi tipo: cosa sta dicendo questa? Cosa vuole da me? Tornata adesso dalle poste, fatto tutto perfetto. Volevo andare giù, registrare il pranzo, fare una cosa un po' aesthetic. Non si può, perché è tornata mia madre. So che vi piace tanto quando la metto in mezzo. Noi lo diciamo troppo forte perché lei guarda i miei video. Lo so che adesso mi stai guardando. Quindi poi se fomenta, se cosa. Però diciamo che lei non ha un tono di voce esattamente come il mio. Forse è proprio per questo che io mi sono dovuta moderare. Perché diciamo che se io urlo. Lei urla e basta, cioè anche mentre parlo. Quindi questa cosa mi ha sempre portata invece ad essere tutto l'opposto, per cercare di stemperare un po' questa cosa, che io non sopporto, cioè proprio odio le persone che urlano costantemente quando parlano. Quindi pensate, io che devo registrare i video costantemente, che le dico: zitta!
sto registrando, non dire questo, perché si sente tutto. Non lo so, adesso si è fomentata perché è andata alla Lidl, che noi non abbiamo propriamente vicino casa, quindi le volte in cui ci va, non lo so, le sembra tipo il paese dei balocchi. Mi si sono aperti un po' di programmini, nel senso, domani io sarei dovuta andare dalla nutrizionista a fare la visita. È passato un mese da quando ho ripreso la dieta in maniera giusta, regolare e tutto. Mi sento meglio e già questo per me è la prima cosa, proprio al di là di aver perso, non perso, eccetera. Però volevo anche, no, curiosa, sapere queste cose. Comunque non ci posso più andare perché mi si sarebbe accavallata troppo la questione. Quindi vado poi il 3, che è il giorno dopo. Tanto poi verrete con me, insomma, indipendentemente vi farò sapere. Però per domani ho cambiato programmi perché mi ha scritto la mia tatuatrice, che vi avevo spiegato che dovevamo fare quel cover up, e mi ha detto appunto che domani si è liberato un posto la mattina alle 10, quindi andiamo, vedremo cosa ne uscirà fuori. Sono in realtà molto gasata da tutta questa situazione, a parte perché non mi tatuo da un po', cioè l'ultimo ho quello che ho fatto appunto a Seoul. Quindi comunque adesso vado a pranzo, tanto mi sono fatta di nuovo la minestra con le lenticchie, ormai sono diventata una lenticchia vivente, cioè mangio solo legumi, però li amo, li adoro, poi belle caldino un po' così. Dada la Lida! Cosa ti ha aggasato di? Che bello, sì. Il pane! Il pacco famiglia! Il pane, perché urli? Perché urli? I dolcetti! No, no. Potrei anche non prenderli, fatto controllo di un bambino di 2 anni. Pane con olive, pane con cerea, ecco. Ecco qua, guarda. Guarda, ce l'hai in testa! Che è tuo assassino? Guarda che figata! Burro e vaniglia. Riso nero! No. Riso nero pronto all'uso! Per fare le mie insalate. Vabbè. Questi bambini vogliono fare la pappa, sì? Sì? Vuoi fare la pappa? Brutto e serino del mostro! Un mostro! Allora, qui l'avevo già preparata. Sì. Amaruf. Wendix. Questa è la mia pastina di ieri, che era avanzata, ne avevo fatto un po' too much. Questa invece l'ha fatta mia nonna e le mischio. Tanto queste sono lenticchie normali. Io ieri invece avevo fatto quelle decorticate, che sono quelle rosse. Non so se conoscete la differenza. Io preferisco quelle decorticate perché sono un po' più digeribili. Vedete, queste sono decorticate. Mi sono arrivati dei pacchetti, quindi adesso li apriamo insieme. Nel mentre stavo rispondendo qua alle domandine nel box che mi avete lasciato su Instagram, e in più stavo leggendo dei direct e mi sono arrivate altri messaggi di altre cose che hanno scritto sul famoso social, che ormai mi verrebbe da definirlo il social dei frustrati, delle persone tristi e cattive. Vi ho detto, non c'è bisogno che me le mandate queste cose, dopo che ne avevo già parlato. Ve l'avevo detto che sicuramente la gente non avrebbe capito, o almeno non tutti, che questa cosa sarebbe continuata. Ho letto delle cose che per me non stanno né in cielo né in terra. Questa è la cosa che mi sorprende di più. Non mi ci arrabbio in niente, perché ovviamente so che sono cose finte. Però vi giuro, a volte leggo delle cose per cui rimango allibita. E quello che mi dà ancora più fastidio è vedere e leggere persone che non hanno una testa propria per poter creare un pensiero e ragionare di conseguenza. Questo è quello che mi manda più in bestia di tutti, ma perché, ripeto, in futuro queste persone avranno tantissimi problemi, tantissimi. Non li create a me, li create a voi. Quindi è soltanto un comportamento vostro autodistruttivo. Cioè io provo ogni volta a rispiegare questa cosa, quel capa d'osta, o semplicemente è ignoranza. Non lo so, alzo le mani poi perché non conosco persona per persona. È veramente tanto triste e vi ripeto, io ho 25 anni, per fortuna mi reputo una persona intelligente. Queste persone possono tranquillamente continuare a parlare, il tempo perdono loro, io vivo serenamente la mia vita, tutti i miei giorni, faccio le mie cose, non mi tange. Detto ciò, apriamo questo pacchetto. Allora, qui so già che cosa c'è, perché sono delle cose che mi servono per lavoro. Ho richiesto un piccolo rifornimento al team di Yepda. È uscito un prodottino nuovo, per cui sono troppo felice. Cioè, ragazzi, li vieni saito, quindi non vedo l'ora di parlarvene poi e farvele vedere bene, perché questa è una cosa, cioè, stupenda. Aspetto sempre il momento dei pacchetti per usare il mio taglierino a carotina. Cioè, vi giuro, AliExpress offre delle cose meravigliose. Anzi, dopo vi faccio vedere cosa ho ordinato, perché poi non so quando arrivano. Ultimamente ci stanno mettendo un po' di meno, però. Eccolo qua il pacchettino. Pensato per illuminarti di mezzo e ci piace, lo sappiamo. Parte sto cacchio del brufolo che ormai è qui. Cioè, lui non vuole andarsene. Acido glicolico, acido salicilico, estratti di frutta esfoliante e delicata. Ok, quindi è un tonico esfoliante praticamente. Oddio, che carino. Mi giuro, ma è piccolo.
piccolino. Io tipo questo prodotto lo userei ad esempio solo alla sera. Poi mi fa morire che c'è scritto tra parentesi cosa che consiglio sempre a prescindere, la cosa dell'SPF. Vero ragazzi, cioè voi non potete pretendere di avere una bella pelle o di fare la skincare senza applicare la crema solare. Cioè chi fa skincare senza applicare la crema solare non sta facendo la skincare. Vi prego, iniziate a usare le protezioni e poi vedrete che cambierà tutto. Non sapete che protezioni comprare? Aspettate, adesso ve le faccio vedere. Vi dico, questa è la mia scorta personale di protezioni solari. C'è anche quella di Yepta appunto sul sito. Adesso ce l'ho in bagno di là. Quella ha anche un leggero colorino, infatti mia madre la usa letteralmente tipo come CC cream sul viso. E queste invece sono tutte quelle che ho preso in Corea. Questa qui è quella d'Alba. Diciamo che in Corea dovete un po' stare attenti, perché come vi ho spiegato loro tendono a volere sbiancare sempre la pelle, quindi troverete molto spesso anche dei toner all'interno delle protezioni, quindi vi danno questo effetto un po' whitening, sbiancante. Questo qui mi pare non ce l'abbia ed è una formulazione waterfall, quindi molto 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 leggera. Sono ovviamente tutte 50 più, cioè non esiste la 30 in Corea, no. Poi questa qui invece è una di quelle più famose tra tutte, penso. Questa qui addirittura è la formulazione vegana, c'è anche quella normale. Questa addirittura è fatta con gli estratti di riso. Poi questa mia prefe, penso tra tutte, quella che sto usando anche adesso, l'ho finita, questa è un'altra ancora. È quella al tè verde di Round and Round. Anche questa molto sottile, anche pre-makeup è perfetta. E questa penso sia un'altra tra le preferite dei coreani, perché la trovo ovunque. Ed è fatta così la confezione, in questo modo. Più che altro dovete andare a riconoscere le confezioni. Ma io perché sto così, se posso stare seduta? Non lo so, mi stavo solo distruggendo le articolazioni. Quindi niente, io adoro, cioè vivrei soltanto di protezioni solari. Tutte queste che vi ho fatto vedere sicuramente le trovate su YesStyle o questi siti che vendono makeup e skincare coreana. È importantissima, per favore non mi fate mai sentire che andate in giro senza la protezione solare. E anzi, vi dirò di più, andrebbe riapplicata più volte nella giornata. Questa è una parte delle cose che vi ho detto anche nel video appunto che ho registrato stamattina. Quindi ora riprendo qua a rispondere a un po' di domandine, perché più vado avanti e più aumentano. Mi stavo quasi scordando che vi ho detto che vi avrei fatto vedere le cose che ho preso da AliExpress, quindi vi voglio far vedere. Eccoci qua. Prima cosa, ragazzi, lo sapete che io ho un problema con le mie ciglia. Cioè io praticamente non ho ciglia. Comunque sono cortissime, sono biondissime e non si vedono, e infatti mi danno questo assetto quando sono struccata, che come scherziamo molto io e mia madre, perché è un po' di famiglia in realtà da parte sua, che abbiamo l'occhio slavato. Quindi ho voluto provare a prendere questo, che è un piegaciglia riscaldato. Sapete che io faccio la tecnica del, appunto, il piegaciglia e lo scaldo poi con l'accendino, quindi ho detto perché non provare questo, che letteralmente c'è il pulsantino, il caricatore USB e si scalda da solo. Quindi poi sicuramente ci girerò dei contenuti e vi farò vedere se è valido o meno, anche perché ce ne sono tantissimi, però su AliExpress più cerchi e più trovi, e l'ho trovato a 3,50 euro, quindi letteralmente un affare. Poi che cosa ho preso? Sempre per la questione unghie nell'arte eccetera, queste spugnettine qua, perché voglio provare a fare un effettino, quindi questa mi serve. In realtà pensavo di averla, ma non la trovo più, quindi ok, questa l'ho pagata 1,90 euro. Quando mi arriveranno tutte queste cose faremo un bel unboxing pure di questo. Poi ho preso questo affarino, che è il kit per pulire le AirPods, che ogni volta sto lì col cotofioc, con le, insomma, i bastoncini, questo magari insomma ci risolve un po' di problemi. 2,90 euro. Poi ho preso delle cose per la macchinetta, questa qui dei vlog, quindi c'è la pellicola protettiva per lo schermo, 3 euro, paradossalmente quasi più del piegaciglia. E poi ho preso la custodia in silicone, che è proprio per il mio modello appunto di camera. E ovviamente l'ho presa nera, non mi dire, almeno non si rovina e la teniamo bene. Poi ho preso la mini luce LED per fissare brillantini, le robine sulle unghie. Questo qui in Corea me lo usavano sempre e in realtà ho visto che anche qui lo usano. 5,70 euro fischioni. Poi ho preso due flaconi spray per metterci il disinfettante spray appunto. Il primo è questo, troppo carino, ovviamente l'ho preso sempre viola. Vedete che ha la confezioncina e poi si può ricaricare, cioè sia il pezzettino che la cover. Secondo me è molto utile, perché io ogni volta, se no mi devo portare il boccione, quello di Bath & Body Works, ma è gigante, quindi quando lo devi mettere poi nelle borse più piccole è più comodo. 2,80 euro. E questo invece 1,80 euro. Io ho preso questo qua, che ha questo cosino che sembra cookie, cioè letteralmente ditemi se non è questo.
Cioè, è troppo simile. Però guardate che chiottini anche tutti gli altri. So you guys, ho aspettato fino a questo momento perché in realtà non sapevo se questo vlog sarebbe durato abbastanza per farne uno unico, ma penso proprio di sì, perché abbiamo parlato, abbiamo detto un sacco di cose. Quindi posso ufficialmente dirvi questa cosa, che chi segue le mie live già la sa. Invece, se non seguite le live, finalmente posso darvi questa notizia. Cioè, nel senso, nel corso degli scorsi anni passati, specialmente post-Covid, proprio i primi momenti post-Covid, ne parlavo, avevo cominciato a vedere cose, eccetera, ma alla fine sono sempre state chiacchiere. Ma io non chiacchierò mai tanto per caso, cioè io se dico una cosa, ripeto, sono del segno del toro, quindi il toro è un segno, cioè, proprio determinato. Vi posso assicurare, capoccione, quello che vi pare. Quindi finalmente mi sono decisa, cioè quest'anno è proprio l'anno in cui finalmente vado a vivere da sola. Sono molto contenta di potervi dire questa cosa e di avere la certezza di dirvi questa cosa. Non riesco più a stare qui a casa con i miei, ci sono per carità i pro e i contro in entrambi i casi. Vivere con i propri genitori è comodo, risparmi soldi sicuramente, anche se insomma io le mie spese, le mie cose me le sono sempre fatte da sola. Però veramente quello che risparmi in termini monetari li vai a rimettere in salute mentale, specialmente nel mio caso, proprio, cioè tanto, perché io vivo, lavoro, sto a casa la maggior parte del tempo, quindi a volte è anche proprio limitante nel mio lavoro. Quindi ho preso questa decisione, punto, basta, fine, si fa. Adesso ovviamente poi inizierà la ricerca, la sistemazione, tutte cose, porterò i cani con me ovviamente, insomma lo sapete, Gwenda è più il cane di famiglia, no? Quindi lei rimarrà qui, i miei verranno con me. Un po' mi mette ansia questa situazione perché avrò proprio il peso totale di tutto sulle mie spalle. Però lo sapete, allo stesso tempo io sono per il vai, fai le tue esperienze. Ovviamente se si possono fare, perché questo è, io lavoro, ho comunque la mia stabilità nel fare le cose, quindi posso farlo. Mi sono sempre un po' trattenuta nell'andare a vivere da sola, perché mi ero detta, ok, magari aspetto di, non lo so, trovare un ragazzo, fidanzato, compagno, prima o poi, così le spese anche si dividono un po' meglio. Insomma, pensando al lato pratico, ecco, la mia razionalità mi portava a pensare questo. Però visto che questa persona non è arrivata, nel senso, io non posso continuare a posticipare, mi sono detta, senti, chi se ne frega, io vi mando sempre, cerco sempre di condividere questo messaggio dell'indipendenza assoluta, quindi facciamolo, perché no, perché non ora. Ci sono tantissime cose che devo capire, però sì, ecco, questa è una notizia certa, non ci saranno ripensamenti. La cosa bella è che avrà un riscontro anche sul mio lavoro e quindi su quello che condividerò con voi, e sarà un nuovo tassello da aggiungere alle esperienze che faremo insieme, appunto, in questo mio grande diario che è il mio canale YouTube. Insomma, sono tantissimi anni che ormai sono su questa piattaforma, tantissimi anni che molti di voi mi seguono proprio dagli albori, quindi spero sarete felici anche per me e di vedere tutto quello che faremo insieme, dalla scelta della casa, metterla a posto, sistemarla. Saranno routine, cose e argomenti sicuramente diversi, appunto, che verranno introdotti. Sono molto contenta, molto contenta. I cambiamenti mi spaventano, ma allo stesso tempo mi emozionano, mi danno quella carica di adrenalina. In realtà è un po' che so di questa cosa, però non volevo ancora dirvela, perché, boh, non lo so, non si sa mai. Magari poi cambiamo idea un'altra volta, no, non penso. Però insomma, adesso è certo, sicuro, eh? E quindi molto contenta, molto anche soddisfatta. Non è sempre stata, diciamo, tra le mie opzioni ideali quella di prendere una casa in affitto, perché ho sempre pensato che purtroppo l'affitto è sempre un grandissimo spreco di soldi. Non tutti hanno la possibilità di fare un mutuo, visto che io non ho la certezza delle cose che farò, dove andrò e bla 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 bla, preferisco prendere una casa in affitto e non mettermi appunto un mutuo sulle spalle. Sicuramente sì, abbasserà il mio conto in banca, ma si alzerà la mia concentrazione, la mia anche creatività, perché a volte, ripeto, mi blocca fare cose perché non sono da sola. Ma che vuoi tu? Lei, Gnat, si è sentita tirata in causa. La Gwendix fa un'apparizione, saluta tutti. Ciao. Però è una cosa assolutamente necessaria. Ormai ha fatto andare fissa anche loro. Quanti anni era che non stavamo sul divano tutti e tre? Però vi giuro, è troppo divertente questo show. Troppo, troppo, troppo. Hai capito te? Con una bella scoda si perde meno se si sì, sì.
quindi niente ragazzi, anche oggi abbiamo fatto l'una di notte, abbiamo visto il nostro super programma, adesso sto facendo un po' di skincare. Tra l'altro mi ero scordata di avere questi pad esfolianti, quindi ora procederò con una bella esfoliazione della pelle. Quindi domani poi registrerò un altro vlog dove appunto vi riprendo poi tutta la cosa del tatuaggio. Sono molto curiosa ogni volta di fare un nuovo tatuaggio, perché la cosa bella è che si aggiunge un altro pezzo che avrai comunque per sempre con te, no? Grazie per essere stati con me anche oggi, spero io di aver tenuto compagnia a voi come voi fate sempre con me. Ci sentiamo appunto nel prossimo video. Ciao!